Ciao a tutti. Vediamo se arriva qualcuno. Ho già taggato con delle amiche che mi hanno chiesto di taggarle o comunque chi ha commentato il mio post. È tanto che non ci vediamo. Vediamo se arriva qualcuno intanto. Mando qualche invito. E vediamo. Voi come state? Vedo che c'è un occhietto. Io mando qualche invito in giro e vediamo se arriva qualcun altro. Vediamo un po'. È solo che se sto qua tutto il giorno a invitare persone. Sarà meglio che la pianto lì. Va bene, dai, qualcuno è arrivato. Adesso vedo se mi arrivano anche le notifiche di qualche commento. Per adesso non ce ne sono. A volte sono un po' in ritardo e mi perdo anche dei commenti. Vabbè, se mai vi rispondo dopo. Oggi è un po' che devo fare, veramente devo farvi vedere delle cose, ma ahimè, mi perdo un po' nei meandri della mia vita e comunque mi fa piacere oggi farvi vedere un po' qualcosina e alcune cose purtroppo le ho consegnate, avevo preso anche altre cose, ma non sono più riuscita a collegarmi. Ora oggi ho un po' di cosine da farvi vedere che ho anche in pronta consegna, ho delle novità. E ho anche la possibilità di farvi vedere alcuni set in offerta che costano veramente pochissimo. Eccola Sonia. Ciao Sonia, ti ho taggata, hai visto? Ce l'ho fatta. Ciao bellezza. Ciao cara. E niente, ce l'ho fatta. Prima, vabbè, mi sono un po' preparata tutta la roba e poi il cane è impazzito e ho iniziato a abbaiare con tutti i cani del vicinato, quindi mi sono un attimo, insomma, ho dovuto aspettare e poi nel frattempo mi si è anche scaricato il cellulare, quindi insomma, ci ho messo un po'. Comunque dai, siamo qua. Oggi sono anche agghindata, come vedete, mi sono comprata un po' di cose, è arrivata anche Anna Franca. Ciao Luisa! Dai, vabbè, dai, meno male che sei al lavoro, vuol dire che stai bene, che va tutto a posto. Ok, tanto poi se mai rimane registrata, se ti va. Ciao Tania, grazie, grazie, siete troppo buone voi. Ciao a tutte, sono contenta di essere di nuovo qui, anche se vabbè, mi sono un po' arenata, diciamo, in questo periodo. Lambra, ciao tesoro, mi dispiace che non ho potuto aspettare le 6, ma se aspetto le 6 mi tocca chiudermi in camera, una cosa che odio perché mi devo mettere nel seggiolino da bambina. Luisa, sto meglio, sì, sto meglio, sono stata un po' male venerdì. E venerdì notte, sabato e domenica ero ancora sconvolta, ma vabbè, quello penso che sia anche la normalità. Però dai, bene, perché ho fatto, vabbè, Luisa lo sa, ho fatto il vaccino venerdì, la terza dose, e poi vabbè, come al solito mi è venuta la febbre. Però dai, mi sono ripresa bene. E tanto si sa che col vaccino può capitare, quindi finché sono cose così va bene, dai, va bene così. E niente, allora oggi vi volevo far vedere un po' di cosine che mi sono arrivate e farvi vedere anche dei set in offerta, dicevo, perché abbiamo qualche buonanima ha fatto dei bellissimi set, ve li volevo far vedere perché sono veramente convenienti. E adesso volevo farvi vedere intanto i nuovi profumi, ecco, perché volevo aprirli con voi. Ho preso i nuovi profumi da uomo e da donna e che ho annusato, diciamo, i campioncini, mi sono piaciuti tantissimo, mi sono anche segnata ovviamente tutto nei miei papiri, sapete che io se non ho le cose scritte, per quello che ci metto tanto a fare le dirette, perché mi ci vuole 6 ore a prepararmi e poi mezz'oretta a farvi vedere le cose. Vabbè, comunque vi volevo far vedere questi appunto perché mi sono piaciuti tantissimo e me li sono subito presi. Questo è quello da donna e vi faccio vedere com'è la confezione. Vabbè, quello da uomo poi è simile. E mi sono scritta anche le note.
E allora abbiamo in quello da donna il petit grain, che non so se si dice proprio così, però che è un olio essenziale ricavato dalle foglie, dai rami e dai frutti acerbi, per questo si chiama così, ho visto, di queste foglie, di questa pianta, di cui appunto che viene utilizzata per fare i profumi. Ce la posso fare. Ciao Isabella, perché in realtà mi sono ripresa, ma ho qualche svarione, ce l'ho ancora, ragazzi, lo ammetto. E comunque vedete che carina. Adesso vi faccio vedere. Beh, ovviamente ha il suo diffusore, non si chiama così, ma ed è bu veramente buonissimo. Se qualcuno volevo dire una cosa, ecco. Ciao Antonia. È buonissimo, non si strofina nei polsi, ve lo dico. Io lo faccio, ma ho letto che non si deve fare perché si rompono le capsule. Boh, non ho capito. Se qualcuno poi ha questa spiegazione, sì, è stupendo. Mi piace tantissimo. Mi piace anche quello da uomo. Infatti, l'ho preso e ne ho presi vari. Così almeno se qualcuno me lo chiede, ce l'ho anche in pronta consegna. E mi è piaciuto veramente tantissimo subito. Sono andata a vedere e oltretutto i campioncini non ci sono già più. Spero che li rimetteranno presto. Comunque volevo dire appunto che se qualcuno mi abita vicino, io posso portarmi il mio campionario di profumi da far annusare. E la confezione è molto carina anche, secondo me, cioè molto bella. E abbiamo anche quello da uomo, che io direi che è identico. Ve lo faccio vedere lo stesso. E però qua abbiamo. Ah, poi non vi ho detto le altre note. Allora, la testa vi hanno detto Petit Grain. Il cuore ciclamino e il fondo è vetiver, che dice che appunto è anche, ho fatto una ricerca, che è un'essenza con delle proprietà immunostimolanti, quindi per rafforzare il sistema immunitario, che direi che ne abbiamo bisogno, e anche antiaromatiche. Utile anche alla sindrome premestruale, che non so chi di voi ne soffre, per me è un incubo. Cioè io praticamente sto bene 5 giorni al mese perché tra la sindrome premestruale e tutto, vabbè, tanto siamo tutte donne per adesso, posso dirlo. E questo è quello da uomo. E dicevo che appunto è interessante come anche il profumo, no? Cioè alla fine le essenze sono sempre state utilizzate anche per, diciamo così, l'emotività, no, delle persone, quindi anche in questo caso, cioè nei profumi comunque ci sono le essenze, quindi scegliendo le essenze nel modo giusto e comunque quelle che ci fanno star bene, possiamo trovare sicuramente dei benefici. Ciao Simona, ciao, piacere di averti qua. Aspetta che scusate, guardo un attimo, saluto un po' qualcuno, vedo se qualcuno ha scritto. Eh sì, mo sto bene, dai. Stavo dicendo che ho fatto il vaccino, sono stata un po' con la febbre, ma vabbè, adesso mi è passato tutto. Sì, anch'io sogno. Ho dato dei campioncini che mi erano arrivati in regalo, sinceramente, i primi che mi erano arrivati e me li hanno ordinati subito anche a me. Sì, sono troppo buoni. E oltretutto un'altra cosa interessante è che volendo hanno anche il codice QR da scannerizzare. Comunque, invece, il profumo da uomo, questo qui. Come nota di testa pepe rosa che si estrae dalle bacche di un albero sempreverde della Bolivia, del Perù e della Cile, e leggermente speziato e con note agrumate fresche. Poi ha il cuore pelle e fondo ambra. Adesso io non ho, perché sono stata già 3 ore a prepararmi così, non mi sono preparate le eventuali corrispondenze di questi profumi, però. E volendo ve le posso inviare perché ho le schede e posso guardare da lì. Ovviamente le corrispondenze non sono ufficiali, ma sono ufficiose perché comunque l'azienda giustamente non può mettere delle corrispondenze, insomma, ufficiali, ecco. Comunque ci sono sempre, c'è sempre la possibilità di vedere a che tipo di profumo assomiglia per vedere magari se è uno di quelli che usate anche voi. E allora, questi qua sono i profumi nuovi che vi volevo far vedere e secondo me sono veramente buoni. Appunto, chi mi abita vicino glieli posso fare annusare. E diciamo che la situazione in giro non è proprio delle migliori, ma non volevo parlare di questo oggi, però comunque con le dovute precauzioni e io penso che non ci siano problemi. Posso anche lasciare la borsina con i profumi, uno se li annusa e poi me li vado a riprendere senza problemi, senza entrare in casa.
E poi vi volevo far vedere un altro profumo che è questo qui, perché in questo profumo qua abbiamo anche, che ora lo apro, perché uno mi è arrivato in, adesso ve lo dico, uno mi è arrivato in regalo, nella borsina, Christian Lai ci ha fatto un regalo a tutte le consulenti. Ciao Serena, ciao Caterina, ma quanti siete, grazie che siete qua. E mi dispiace che non mi sono fatta più vedere, scusatemi, ma tra tutto, no, alla fine non ce l'ho più fatta. E vi dicevo che l'azienda ci ha regalato, dentro c'è una di queste che è una crema profumata corpo, della stessa profumazione appunto di questo. Quindi l'azienda ci fa anche dei bei regalini. E non è un regalino da poco, dai. E poi con la sua borsina fa una bella figura. Comunque, allora, invece di questo profumo qui, allora, questo profumo è floreale orientale. E con cuore di gelsomino d'acqua, che però in questo caso non sono andata a vedere, ma io sono curiosa, ma se stavo ancora lì a cercare tutte le mie ricerche che voglio fare, penso che ci stavo tutto il pomeriggio e ci vedevamo domani invece che oggi, perché io poi sono, mi piace fare ricerche e quindi mi ci perdo da morire. Grazie Simo, sono contenta che ti sono piaciuti, ti devo portare qualche campioncino poi appena li trovo, infatti ti volevo portare quelli di questi profumi nuovi. Questi qua che ho fatto vedere ora, però sono finiti, per adesso non c'ho la possibilità. Però prima o poi ti porto qualche campioncino, te lo lascio anche solo nella cassetta, così te li regalo e te li provi. Allora, vi volevo far vedere questo, quindi questo qua, floreale orientale con note ad agrumi. Come vedete, ovviamente io ho sempre una fortuna immensa in queste cose. Mi si incastrano sempre tutte le cose quando le tiro fuori. Però vabbè, dai. E guardate che carino, ha il braccialettino insieme alla luna. Non so se riuscite a vedere, mi sembra di sì. E poi la scritta. E anche come fare un regalo comunque con il braccialettino e il profumo è forte, no? Così adesso ho il braccialetto. Poi me lo metto perché se adesso ci provo non ci riesco. Da quando mi hanno operato la mano, oltretutto ho pochissima, come si dice, vabbè, mobilità, non mi si muove più come prima la mano, anche se per carità sono contenta che avevo la, come si chiama, la rizartrosi e non riuscivo neanche più a girare un foglio di una pagina senza farmi provare dolore, quindi va benissimo così. Però appunto, non mi posso mettere i gioielli in diretta perché sennò state qua 6 anni. Comunque, molto carino anche questo. E ha un prezzo veramente contenuto. Adesso io i prezzi, come vi ho detto, non me li sono segnati perché preferisco dirveli in privato se me li chiedete. E comunque, adesso è in offertissima e volendo potete abbinare la crema. Comunque, state, ve lo dico solo così, ma state molto sotto i 20 euro. Però dai, almeno per fare un pensierino uno fa anche una bella figura e non è male. Poi abbiamo la possibilità di vedere. Allora, ho preso delle creme corpo. Io vi faccio vedere tutto quello che è attualmente un po' in offerta. Questa qua è la crema corpo Lilium che è buonissima e mi sono scritta una crema corpo. E allora, olio di mandorle dolci. E con un aroma floreale con predominanza di iris che già mi piace come idea. Ciao Stefania, benvenuta. Io spero di non perdermi nessuno, perché mentre Sonia, sei troppo cara. Mentre scorro così, a volte non vedo le persone. Comunque vi faccio vedere la confezione di questa che è veramente in offertissima, anche questa qua. Me ne vale veramente la pena di prendere questi prodotti adesso perché sono veramente in super offerta. E anche da tenere se uno sa già che deve fare qualche regalo più avanti. Guardate che grossa che è. Cioè, è una bella confezione. E ovviamente ha la sua protezione. Tanto questa qua una è mia, eh. Non è che vi apro le vostre. Se le prendete, chiedete, ve le do nuove. E abbiamo una bella quantità di crema, buonissima, veramente buona. Questa qua la metto da parte così so che è la mia. E anche la confezione, guardate che carina che
È proprio carina. E questa qua nel catalogo la trovate. Oltretutto, ecco, vi dico, vi lascio poi il link in sta bio qui sotto. Ciao, ciao Terry! Sì, io ne ho prese un po', Sonia, perché almeno se qualcuno me le chiede, no, questa qua non la metto insieme, e se qualcuno me le chiede ce l'ho, perché comunque quando sono così in offerta, almeno se appunto qualche mia amica mi chiede qualcosa, riesco a dargliela a un prezzo più buono magari, perché poi comunque aumentano, perché giustamente le aziende fanno delle offerte limitate e bisogna approfittarne. Giusto? Brava Sonia, infatti. E niente, allora poi cosa vi faccio vedere? Ah, vi volevo far vedere questo prima, perché ce l'ho addosso. Questo qua purtroppo è finito. Questo qua che diciamo che ha tante gocce ed era bellissimo. Questo qua è terminato, però abbiamo ancora gli orecchini che ovviamente adesso li ho messi qua, ma gli orecchini ci sono ancora, se volete. E sono molto carini. Sì, facciamo scorta, infatti, delle colleghe che agguerritissime anche loro. E oltretutto, guardate che belle unghie che me l'ha fatta una mia amica, scusate, ma le faccio pubblicità. Se guardate sul mio profilo trovate il link per contattarla, se mi abitate qua vicino. È proprio brava. E questi orecchini qua sono ancora disponibili e sono veramente carini. Ora non me li provo perché volevo farvi vedere degli altri poi dopo. E sono veramente belli, sì, Sonia, mi piacciono un sacco. E poi ho preso questo qua, che non so se riuscite a vederlo, è molto carino, perché volevo un abbinamento con gli orecchini, che erano in offerta a dicembre. E il prezzo degli orecchini, Luisa, te lo mando. Dimmi se è giusto. Ciao Cristian, ti ho visto. Hai fatto il corso, Sonia, per fare le unghie? Brava, secondo me hai fatto bene perché è una cosa che va tantissimo. Terry, mi fai ridere. Ha scritto. Poi alla fine, sai cosa mi succede? Mi dispiace pure vendere tutto, vorrei tenere sempre tutto io. Ti capisco, infatti. Infatti non bisogna mai aprire le scatoline quando arrivano, secondo me bisogna tenerle chiuse finché non te le chiedono. Ok, Luisa, te le mando, Allora, questo qua invece costa veramente pochissimo. Il prezzo di questo ve lo dico perché non ci credete. Costa 5,50 euro. È bellissimo, secondo me. Io non riesco a non dire i prezzi in realtà, ragazzi, faccio fatica. Cioè, faccio proprio fatica a non dirvi i prezzi in diretta quando sono così bassi. Però mi rendo conto che, vabbè, direi, non tutti guarderanno le mie dirette e sapranno quanto costano le cose. Però, se volete fare un regalo, magari. Non è carino. Vabbè, poi magari faccio un sondaggio, prezzo sì o prezzo no, e mi rispondete, così vediamo cosa preferite voi, va? E questo qua è veramente carino. È proprio bello. E poi ve ne faccio vedere un altro di girocollo che ne ho preso qualcuno in pronta consegna. È questo qua. Come vedete c'è la scatolina. Sì, guarda, facciamo così, se riesco a levarmelo te lo faccio vedere meglio, Sonia. E vi dicevo, c'è la scatolina, dentro la scatolina c'è sempre il certificato. Qua c'è scritto argento 925 e quindi il certificato dell'azienda. Ora, se ci riesco, perché come vi ho detto, non riesco a avvicinarmi, però ve lo faccio vedere bene perché questo qua veramente ne vale la pena, secondo me. Te lo lì. Non so se si vede moltissimo. Magari poi comunque le foto le metto, avevo messo anche delle foto sul mio, forse l'ho già pubblicata sul mio profilo. Va bene così? È troppo carino, guardate, veramente cioè io oltretutto avevo anche scritto un post in cui dicevo che non amavo le perle, ecco, mi sono subito smentita, ma sinceramente quando ho visto questi orecchini qua mi sono piaciuti tantissimo, costavano veramente poco, adesso non ci sono più, però costavano tipo meno di 8 euro. E allora cercavo un girocollo da abbinare e ho trovato questo qui che c'è, ma ci sarà ancora per poco perché il prezzo è veramente basso, quindi sicuramente andranno a ruba. Come anche questo è bellissimo, guarda, mi piace tantissimo. Oltretutto, veramente io le perle non so perché, non mi sono mai tanto piaciute. Adesso niente, mi è venuta la cosa delle perle. Vedi, si cambia sempre idea. Vabbè. Questo qua
sempre in argento, guardate che bello che è un punto luce. E questo anche è ancora disponibile, c'è la possibilità di ancora di prenderlo volendo. Vabbè, aspettate che si è girato, ecco, ce la posso fare. È un po' difficile mettere a fuoco con questa telecamera così, però è molto molto bello questo qua, veramente ne ho presi, sinceramente ne ho presi due in più. Quindi se qualcuno lo vuole in pronta consegna che mi abita vicino, e tu o il girocollo Luisa, o Luisa sta facendo compere oggi. Bene, bene, dai, tanto ci abitiamo anche vicino. Poi ti dico anche i prezzi, eh. Te li dico in privato. Dimmi solo se poi è questo qua che volevi vedere o l'altro. Così almeno io ti faccio, se quest'altro qua lo devo ordinare, ma tanto devo fare un ordine oggi perché mi hanno ordinato. Cos'è che mi hanno ordinato? Oh, ragazzi, mamma mia, non ce la posso fare. Il girocollo Sonia, quello lì è il punto luce, vero? Ah sì, mi hanno ordinato un braccialetto bellissimo con gli zirconi che è in offerta e bellissimo, c'è anche il girocollo volendo, che sicuramente le colleghe lo sanno. E ti arriva anche a te il Terry? Eh sì, quello con la perla, Luisa, ho capito forse, ok? Sì, quello lì te lo prendo allora, perché finché è in offerta conviene, spero di fare in tempo, ma spero di sì, eh. E anch'io sto aspettando un altro pacco. Dovrebbe arrivare domani e poi ce n'è un altro ancora che dovrà arrivare, quindi poi vi faccio vedere, spero di riuscirvi a fare qualche altra diretta, che sinceramente a me d'inverno mi passa anche un po' la voglia, vado un po' in letargo mentalmente e anche perché devo fare le dirette in casa, mi viene un po' tristezza. Vabbè, oggi c'era il sole, mi è preso bene, anche se ormai è andato via. Ora vi faccio vedere degli orecchini placcato ora, ora, sì, placcato oro. Che questi qua li devo consegnare, però. Aspettate che ve li faccio vedere un po' bene. Questi qua sono bellissimi anche. Vediamo se riesco a non farli cadere. Guardate quanto sono carini. Sono dorati questi qua. È placcato oro. Eh sì, te, Sonia, veramente. Ma guarda, sono tante. Troppo cose belle queste qua, cioè io veramente, non, oltretutto ragazzi, non mi sono mai comprata niente praticamente, non ero una che si comprava tanti gingilli, però in effetti, grazie a te Luisa, grazie a te, in effetti rallegrano, rallegrano tanto, perché comunque ci fanno anche sentire meglio, dai, alla fine, sia i profumi che i gioielli, c'è niente da fare. Cioè, non so se riuscite tanto a vedere, ma comunque sono quelli fatti così, che si mettono, aspettate, prendono l'orecchio in questa maniera qua, che salgono, fanno tipo la mezzaluna, è solo che adesso non me lo posso mettere perché non è il mio, quindi non mi sembra proprio il caso, però per farveli vedere, ecco, così. Sono bellissimi, ci sono anche placcato argento se non sono terminati. Questi qua sono sicura che ci sono perché prima di farvi vedere le cose controllo. E a parte questo che ve l'ho fatto vedere, ma perché ce l'avevo addosso, comunque solitamente non sono così gramma da farvi vedere le cose che non ci sono più. Perché non mi sembra carino, eh. Comunque questi orecchini qua sono veramente molto belli. E sono una novità, oltretutto perché non sono usciti da tantissimo tempo. Brava Ambra, sì. Sono contenta che sei qua perché mi dispiaceva proprio non aspettarti, veramente. E questi qua sono arrivati col sacchettino invece che con il pacchettino, con il sacchettino. Sì, le stelline le ho prese, le avevo prese le stelline. Ah, ma dai, sono in TV e vai. Sono diventata pure una presentatrice TV, fantastico. Basta, cioè proprio oggi, spettacolo. E poi cosa vi faccio vedere? Allora, cosa vi faccio vedere? Vabbè, ah, vi faccio vedere i set, vi faccio vedere i set, perché questi sono da non perdere, secondo me. Allora, mi sono stampata i fogli, perché secondo me ne vale proprio la pena di questi set. Questo qua, allora, con 25,75 euro.
Questa ragazza, non so chi è questa ragazza fa dei set bellissimi, infatti ce l'hanno passati. Sì, la Sonia è al cinema, mi guarda sulla televisione. Mi vergogno un po', ma oh, alla fine è anche un onore essere sulla televisione di Sonia. Ciao Luisa, grazie. Poi ci sentiamo in privato allora. Grazie di cuore. E poi allora qua abbiamo lo shampoo e il balsamo. Al cocco, a chi piace, shampoo e balsamo al cocco. Grazie per i cuoricini. Ciao Yoshida, piacere di averti qua. Grazie per i cuoricini, lo dicevo a Luisa che l'ho vista con la faccina. Poi abbiamo qua abbiamo lo spazzolino di bambù col dentifricio, che il dentifricio ce l'ho qua da farvelo vedere. E dentro ha la papaya e l'aloe vera e il mentolo. Questo qua che è nuovo, oltretutto, un'uscita insomma nuova da pochissimo. E la crema mani che non me la sono preparata, ma ve l'ho già fatta vedere comunque al melograno e ribes. Quindi avete 1, 2, 3, 4, 5 prodotti a 25,75 euro. Cioè, veramente poco. E insomma, chi fa piacere, basta che me lo chiede in privato, io mando il link con questi prodotti, quindi uno se li prende, se li mette nel carrello e se li compra, e avrà anche tutti i vantaggi dell'essere cliente Christian Lai, altrimenti chi mi sta vicino, basta che mi scriva un messaggio, voglio il set bambù, visto che l'hanno chiamato così, lo chiamiamo così anche noi, e glielo ordino, ok? Poi ho anche questo qua da farvi vedere. Mi sono preparata i prodotti che ho. Una è la crema, questa qua che vi ho fatto vedere, la crema Corpo Lilium, che vi ho fatto vedere prima. Poi c'è uno di questi, che però qua c'è quello alla vaniglia, ma volendo si può anche cambiare se uno non piace questo qua, ad esempio alla mela. Qua hanno messo quello alla vaniglia. Comunque, volendo si può fare anche il cambio, perché comunque sono set che creiamo noi consulenti, quindi volendo si possono fare delle variazioni sul tema, diciamo. Poi abbiamo il profumo, questo qui, nel set. Vedete? Quindi abbiamo già uno, due e tre con la crema, quella lì, questa qui. E poi abbiamo la lozione corpo e lo scrub corpo della linea Body and Spirit, che è quella che vi dico sempre che io l'adoro, che ha dentro il profumo di ciliegie. Sì, mi sono stampata tutto. Guarda, Sonia, io praticamente è dall'una che mi preparo per fare la diretta. Sì, perché comunque non mi piace non avere le cose pronte, sapere cosa dire. Devo essere preparata perché ora un minimo, vabbè, poi quello che esce, esce, nel senso che non è che mi preparo il discorso, però i prodotti, almeno sui prodotti che faccio vedere, un minimo di preparazione ce la devo avere, perché sennò non ha senso, non mi piace fare le cose così a brettio, come si dice qua a Genova. Cioè, così, tanto per fare, no? E quindi niente, questi qua sono i set, non vi ho detto il prezzo. Questo qua, ragazzi, è solo 21,05 euro. Quindi, e avete anche qui, avete la crema corpo, la lezione per il corpo per lavarsi sotto la doccia, e lo scrub corpo, un bagno doccia, questo qua, che comunque sono 400 ml, il profumo, quindi sono 5 prodotti a 21 euro, 21,05 euro. E anche qui la stessa cosa, se volete ordinarveli da soli posso prepararvi il link con la wishlist, come si dice, la lista dei desideri, e ve la acquistate da soli con tutti gli annessi di essere un consulente, un cliente Christian Lai registrato, altrimenti se mi abitate comunque in zona e posso ordinarvelo io. Ciao Andrea, penso che sono 6 secoli che non ti vedo. Come stai? Non so più neanche che faccia hai. Mi piacerebbe rivedervi un po' tutti. Ti abbraccio. E poi ragazzi, scusate, ma questa persona qui era nella mia compagnia e sono persone che mi sono rimaste tanto nel cuore. Quindi ci tenevo a fargli un saluto speciale. E niente, poi vi facevo vedere queste qua, che sono le nuove creme all'acido ialuronico, che qua non c'è tanto da dire perché l'acido ialuronico, voglio dire, lo conosciamo tutti, e c'è la crema,
viso notte e la crema viso giorno con la protezione anche solare. Quindi queste qua sono, è un set anche qui, che comunque sono, non costano tanto neanche queste, perché la Crystal Light comunque ha dei prezzi veramente vantaggiosi in generale. Poi quando ci sono le offerte non ne parliamo. E quindi insomma ne vale la pena. Questi qua volendo ci sono anche qui i campioncini. Ciao Ana Franca! E volendo si possono provare, basta che me lo chiedete, io vedo di farvi avere anche i campioncini. E comunque di queste ne hanno parlato benissimo già, chi l'ha provata ne ha parlato veramente bene. Poi vi volevo far vedere l'ultima cosa, mi sa, poi vi lascio andare, anche se alla fine mi sto divertendo, però tra un po' arriva mio marito, poi vado, perché giustamente non è che posso stare, sì dai, 10 minuti. Se no poi devo andare di là veramente nel tugurio e non ne ho voglia di andare, perché di là c'è più buio, devo stare seduta e insomma sullo sgabellino non, mi sento un po' appollaiata. Questo qua è il nostro mascara push-up, che ora ve lo faccio vedere, che anche questo ha un prezzo veramente buono ed è veramente bello, funziona veramente bene, è così. E di questi io ne ho anche a casa volendo, appunto se qualcuno lo vuole. Poi ne abbiamo anche altri tipi di mascara, e questo qua comunque è il push up. Io ho preso questi qua perché mi sto trovando bene e quindi per ora ho preso qualcuno di questi. Se qualcuno gli fa piacere, ce n'ho qualcuno in pronta consegna. E poi basta, ragazzi, io penso di avervi fatto vedere tutto. Ah, gli orecchini! No, gli orecchini ve li devo far vedere. Gli orecchini questi qua ve li faccio vedere assolutamente. Poi basta, poi vi saluto, non so da quant'è che siamo collegati. Ciao Anna! Il mascara è buono veramente, Tania. Sì, io oltretutto me lo metto, non me ne metto tanto perché ho già le ciglia lunghe, mi sembra di esagerare poi, diventare troppo bambola, però io me ne sono messa due passate e non è che si vede tantissimo così, perché ne metto veramente poco, ma sono io che tendo a pulire tanto lo scovolino, però rende tantissimo, rende veramente tantissimo. Non me lo metto in diretta perché mi cavo sicuramente un occhio, conoscendomi. Ora vi volevo far vedere questi orecchini, che il codice è 56484 ed è, sono bellissimi perché vi faccio vedere come arrivano. Allora, innanzitutto potete metterlo o con la perla, vedete che ha lo Swarovski, questo qua è sul viola, come le mie unghie, diciamo. Ha la perla così, ma la cosa bellissima è che la perla si può togliere volendo e si possono mettere senza. Quindi la perla si aggancia dietro, diciamo, mettete l'orecchino, mettete la perla e poi mettete, questo qua ve lo faccio vedere, e poi mettete il gancettino, diciamo. Allora, questi qua, a mettere gli orecchini dovrei farcela anche col dito maffo che mi ritrovo. Ora ve lo faccio vedere un attimo. Perché poi il bello è che è un set e ha praticamente tre colori di questi, quindi sono praticamente tre, io direi quattro paio di orecchini a questo punto. Ora vi faccio vedere, c'è Sonia che mi fa, perché Sonia tu mi vedi in televisione, sei ancora più carica. Allora, vedete, questo è quello viola. Ora ve li faccio vedere senza perla, poi ve li faccio vedere anche con la perla, almeno uno. Poi c'è bianco e sono tutte coppie, eh? Non è singolo. Vedete? E poi, aspettate, vi faccio vedere l'ultimo colore, poi ve li faccio vedere tutti insieme, così vi rendete conto di quanti belli che sono. Questi qua costano anche questi pochissimo. È azzurro. Vedete come sono carini? Quindi avete quelli viola, che qua c'è già attaccata la perla, ma considerate che le potete mettere appunto anche senza. Poi ci sono quelli azzurri, che uno ce l'ho addosso. No, questo qua è quello bianco, sono rimbambita. Dov'è finito? Vabbè, l'ho perduto. Comunque c'è, giuro. Vabbè, da qualche parte c'è. Ce ne sono due azzurri. Questo qua è azzurro, mamma mia ragazzi, sono daltonica.
Eh no, sono miope, non è che sono daltonica, quindi vedere da vicino non ce la faccio. Allora, azzurri, ce la faccerò, eh? Bianchi e viola. Ok, stavolta ce l'ho fatta. E viola. E poi avete la perla da attaccare. Quindi, volendo, avete già tre paia di orecchini così. Più, se volete, adesso vediamo se riesco a attaccare questo, perché se volete ci mettete la perla. Aspettate, che non voglio. Ecco, l'ho fatta cadere, benissimo. Ve l'ho detto che il mio dito non funziona. È troppo brutto, ci vorrebbe il miracolo. Il dito nuovo adesso. Saluto un po' tutti, ciao a tutte quelle che sono entrate, grazie di essere qua. Ho appena fatto una gaffe, ma tanto non ne avevo ancora fatte oggi. Quindi mi devo rifare. Allora, ecco qua, ce l'ho fatta. Vedete? Volendo, potete metterli così o appunto singoli, cioè senza, non singoli, senza perla. E avete i tre colori, ora vi faccio vedere, questo e il viola, che potete appunto abbinarli con o senza perla. E secondo me, cioè veramente, e questi qua costano pochissimo, vabbè vi ho detto che non vi dico i prezzi, non ve li dico, poi faccio un sondaggio, chi vuole andare a... Ciao Laura, benvenuta! È da tanto che non ci sentiamo. Ti pensavo ieri però, eh. E dicevo, faccio un sondaggio, chi vuole andare a rispondere sulle storie, se preferite che dico i prezzi in diretta oppure no. Perché a me viene voglia di dirveli, però mi rendo conto che magari appunto se, non lo so se faccio bene o no, per il fatto che se qualcuno vuole fare un regalo, dirà, a caval donato non si guarda in bocca. Nel senso che a me, sinceramente, se mi fanno un regalo che costa 2 euro sono comunque contenta perché c'è cioè, il pensiero che conta e poi comunque questi sono cioè, comunque gioielli in argento, quindi che li paghi 5 euro, li paghi 25, alla fine chi se ne frega, cioè, nel senso l'importante è che sono belli, no? Io la penso così, anche perché se una mia amica mi fa un regalo, riesce a spendere poco, a farmi un bel regalo, sono più contenta per lei. Ho fatto vedere un po' di cosine, Laura d'argento. E ho fatto le mie gaffe come al solito. Comunque, dai, forse non l'ho rotto l'orecchino, ma tanto il mio. E quindi, dai, mani man. Adesso cerchiamo di non strapparci un orecchio. Eh sì, guarda, sono bellissimi questi orecchini. Infatti, non riesco a levarmeli, ma perché io con sto dito, ragazzi, guarda, patisco da morire. Patisco perché niente, non ce la faccio. Perché non riesco a piegare. Ecco. Non riesco a piegare bene il... cioè non ha la forza più di prima. Ecco qua, così stavolta non l'ho fatto cadere per terra. E niente, dai, comunque spero che vi sia piaciuto tutto. Sì, uno spasso, lo so che vi sono mancata, dai, un po'. E vabbè, è così. Io se non faccio qualche gaffe delle mie, non sono contenta. Poi oggi c'era Sonia che mi guardava in televisione, non potevo non farle. Vabbè, dai, ragazze, ora vi saluto. Così vado, vi faccio solo vedere ancora questa che mi sono dimenticata, non so se l'avevo già fatto vedere, scusate. Penso di sì l'altra volta. Che anche questo come regalo è bellissimo, secondo me. Mi piace tanto. Questo qua arriva da montare, però ovviamente arriva la pompetta separata. E questo qua anche è buonissimo. Per me è buonissimo. Ci sono dei profumi veramente buoni, oltretutto se ci state un po' dietro a quello che pubblico. E a volte costano veramente pochissimo. Adesso c'era un profumo in offerta, 3 euro e qualcosa. E quindi, insomma, ne vale veramente la pena. Io adesso poi vi lascio il link. Ciao Marghe! Piacere di averti qua. E ciao cara. E, vi dicevo, vi lascio il link vabbè, dove ci sono tutti i miei contatti. I miei social e anche il mio numero di telefono e tutti i cataloghi, così se volete ci date un'occhiata. Io li cambio periodicamente quando escono, quindi sono sempre nuovi. E poi niente, se volete questi set che vi ho fatto vedere prima che finiscano le cose, o se volete comunque un set simile, nel senso che volete, che ne so, cambiare, ad esempio la vaniglia non vi piace, vi piace di più la mela. Facciamo il set che volete e come avete visto qua costano veramente poco perché con 25,75 avete 5 prodotti, 6 prodotti, scusate, per
Perché la crema mani, i due prodotti per i capelli, lo spazzolino e il dentifricio, e qua con 25 euro, con 21,05 euro, il profumo, il bagno schiuma da 400 ml, la crema corpo, la lozione e lo scrub corpo. Ok, fatemi sapere se vi interessano, che quando ci sono queste offerte le devo vendere a qualcuno perché sono troppo valide, cioè non possono rimanere in negozio, giusto? Dai, ora vi saluto, vi ringrazio veramente tanto di essere stati con me. E fatemi sapere se vi interessa qualcosa o se avete delle altre domande. Ok? E grazie a tutte le colleghe, che siete fantastiche. Io penso che veramente un altro gruppo così non lo trovo da nessuna parte. Sono troppo contenta. Grazie Tania per i cuori. Ma io ve li mando a voi i cuori perché siete troppo carine. Veramente. Sono commossa. Vi abbraccio tutte, vi ringrazio ancora. Ciao Sonia. E poi mandami la foto che mi vedo in televisione, dai, che quando mi ricapita, scusa, eh. Anzi, aspetta, fammela prima che sono ancora in diretta. E saluto tutti, saluto Laura, Alessia, Giada, tutte le persone che magari non sono riuscita anche a salutare. Laura, l'ho già salutata. E tutte quante voi che siete entrate in diretta, veramente grazie. A presto, vi mando un bacio. Ciao.